la comunità di Sburla la Roda, Associazione Oltrefossa di Fossa Caprara, che sono tantissimi, quindi adesso noi andremo via, lasceremo solo loro. No, no, no. Senti, togliamoci perché così vorremmo che anche Federico, che venissero insomma a farsi vedere, perché veramente è un gruppo di un nuovo gioco in qualche modo. Adesso Damiano vi racconterà una storia, è la reinvenzione della tradizione, è una storia molto bella legata al Po, legata a tradizioni molto antiche, però in una continua trasformazione e creatività di questa comunità. E quindi ecco, sono molto felice di dare la parola a Damiano, a Federico, tutta questa cosa ci ha accolto con una giornata di festa indimenticabile lungo il Po. Vi portiamo sempre nel cuore perché è stato veramente qualcosa di entusiasmante, anche perché la nostra associazione, scusate, si chiama Oltrefossa, cioè siamo andati oltre i confini di Fossa Caprara. Noi abbiamo già fatto dei gemellaggi, no? E qui vorrei, cioè io chiedo che, siccome noi la nostra festa, la nostra sagra, tra virgolette, avviene la quarta domenica di agosto, io vorrei che facessimo noi tutti gemellaggio, noi 7-8 associazioni, io a nome di Damiano, sebbene sia il volontario più anziano dell'associazione, vi invito tutti alla nostra festa a vedere i nostri giochi e noi di riscontro, se ci date le date delle vostre sagre, volentieri veniamo a fare uno scambio di giochi, di idee. Qualcosa di particolare, ecco, noi siamo andati oltre la regione Lombardia, però io vorrei rimanere in Lombardia perché la nostra regione abbia più forza e ci conosciamo meglio, perché noi in Lombardia ci conosciamo poco, magari noi conosciamo Siena, Pienza, Chieti, però di voi io ho sentito parlare molto volentieri quel signore là della Morra, perché io abito vicino all'osteria e da bambino sentivo era un gioco molto molto rumoroso, questo morracis, e ricordo da bambino questi due termini che ho chiesto quel signore là se mi sapeva dare una spiegazione in merito. Giochi antichi, forse dall'Egitto, difficili come i geroglifici da interpretare. Grazie Federico. Sì, allora noi innanzitutto si parla di un gioco nuovo. L'abbiamo sentito prima, come nel gioco si nascondono le tradizioni, nel gioco si nascondono le radici, nel gioco si possono nascondere delle origini. Noi con l'invenzione di questo gioco, che è abbastanza recente, quindi stiamo parlando di circa 20 anni fa, è un paesino che potrebbe essere la storia del vostro paese. Si chiama Fossa Caprara, sulle sponde del Po, provincia di Cremona, al confine tra Mantova, Parma e Reggio. Un paesino che andava scomparendo. L'ultimo negozio di alimentari chiude, l'ultima osteria chiude. Ci incontriamo, paesino di meno di 200 persone circa, diciamo dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo tornare a stare insieme, dobbiamo tornare a creare una comunità. Cosa facciamo? Una sagra, una festa, stiamo assieme. Stiamo assieme come? Non avevamo soldi, non avevamo risorse, stiamo assieme col gioco. Noi non conoscevamo ancora il Toccatì di Verona, Aga. Stiamo assieme col gioco, in modo molto semplice, e decidiamo di mettere al centro di questi 3 giorni di feste, in cui in 3 giorni andiamo a fare più di 3.000 coperti, il gioco, quindi Sburla la Röda. Quindi se dovessi sintetizzare cosa sta dietro al nostro gioco, io adesso vi lancio delle parole. Chiudete gli occhi. Vi chiedo questo proprio, facciamo questo esercizio, chiudete gli occhi, ma dovete chiuderli. Fiume Po, acqua, argini, ruota, movimento, mulino sull'acqua, farina, grano, paglia. Terra,
fatica, gnocca la mulinera, festa, lambrusco, sagra, volti, storie, persone, comunità, sbirla la röda. Questo fiume Po. Quindi questa è la sintesi del nostro gioco, dove si gioca una volta all'anno in occasione della sagra. Il gioco è molto semplice, quindi 6 persone spingono una rotoballa del peso di 250 kg di paglia e tutto ruota un po' attorno a questo gioco. Poi a questo ne abbiamo aggiunti altri per diventare quindi è la sintesi quindi di una comunità e si innesta dove? Nella sagra del paese. Cioè il gioco senza sagra sarebbe qualcosa di limitativo, di sterile. In quanti giocano? Il campionato si tiene la quarta domenica di agosto, abbiamo circa 60 giocatori, quindi una decina di squadre. Il gioco come si conduce? Quindi abbiamo a staffetta 50 metri su prato ai piedi dell'argine mestro, 3 persone spingono all'andata, 3 al ritorno, c'è una boa, un palo dove in 6 si ruota attorno e questo è il campionato. Alla sera del terzo giorno si tiene il palio del paese, quindi noi ci siamo reinventati anche il palio delle 2 squadre del paese, Fossa e Caprara. Attenzione, non sono 2 borgate, abbiamo diviso il paese in numeri civici pari e dispari, quindi l'abbiamo diviso destra e sinistra. Solo gli abitanti, i residenti del paese spingono le rotoballe su un campo di gara triangolare, quindi ci sono 3 scontri, in senso opposto, perché vengono spinte le rotoballe in senso opposto e il pubblico ostacola la corsa con lanci di farina. Quindi diventa un po' questo carnevale, questo stare assieme, questo e tutto è festa. Ecco, questa è l'estrema sintesi del gioco e dello stare assieme. Legati ai mulini del Po, di Bacchelli, voi che sapete, anche noi avevamo lungo la riva del Po, una volta avevamo gli antichi mugnai che macinavano il grano sfruttando la corrente del fiume. Erano 2 barconi legati tra di loro, c'era la pala che girava spinta dal movimento dell'acqua e la macina che girava, per cui dalla macina del mulino sul Po, che è stata poi, sono state ritrovate alcune macine in paese, Damiano lui sa meglio di me, da questa tradizione la macina l'abbiamo rimodernizzata e scambiata, adesso non possiamo più spingere una macina di pietra, ma coi prodotti locali, cioè il nostro grano fatto a rotoballe e abbiamo usato questo tenendo conto della circolarità e questo è molto bello, ecco, perché coinvolge non solo il paese, siamo un po' come il Palio di Siena, abbiamo solo 2 contrade però molto agguerrite e poi il bello è che anche altri, no? Abbiamo un campionato provinciale, regionale e questo dobbiamo allargarci a ruota, fare in modo come quando gettiamo il sasso nell'acqua, abbiamo i cerchi concentrici che via via si allargano, siamo partiti da una piccola comunità, però siamo orgogliosi piano piano di aver oltrepassato i confini della nostra piccola comunità e di esserci espansi altrove, questo ci è di conforto e anche di coraggio e di stimolo per fare sempre meglio in futuro. E noi abbiamo il nostro Deus ex machina, il nostro Damiano, che è lui che ci fa ruotare, ci fa girare e noi giriamo con lui all'unisono, perché altrimenti se si inceppa.
Volevo aggiungere questo, il nome dell'associazione si chiama veramente Oltrefossa e noi fin da subito, in modo semplice, anche grazie all'esperienza del Tocati di Verona, siamo entrati in contatto con altre comunità ludiche e fin da subito abbiamo cercato di aprire la nostra sagra, la nostra festa, il nostro gioco, perché io vedo un rischio, cioè tante volte che magari correte anche voi, è quello di chiudersi nel proprio gioco, nella propria comunità, nel proprio campanilismo. Invece il desiderio nostro era quello di aprirsi, di contaminarsi con altre realtà e tutti gli anni invitiamo come ospiti un'altra comunità ludica, un altro gioco. Siamo partiti per scherzo con Pienza, era sceso il sindaco di Pienza, anche il primo anno, doveva stare con noi un giorno, è stato con noi 3 giorni. Con difficoltà siamo partiti, poi quelli della Ruzzola non sono mai venuti, quindi dopo anni di inviti non sono mai venuti. Abbiamo cercato l'anno scorso, avevamo gli amici di Schieti, anche loro i trampolisti di Schieti, dovevano restare un giorno, alla fine anche loro sono restati tutto il periodo, quindi ci hanno già invitato al loro palio dei trampoli. Quindi anche questo lo dico come esperienza che magari può servire, rilancio, anche proprio creare questi legami per noi è bello perché innanzitutto le persone del paese conoscono altre realtà e poi magari viene voglia un po' di girare, alzare lo sguardo, andare oltre. No, allora forse non sono stato chiaro, esatto. Allora, vabbè, l'idea è quella dell'arance. Allora, il campionato italiano si tiene il pomeriggio della quarta domenica di agosto alle 17 e partecipano tutte le squadre che vogliono, che vengono dai paesi attorno, con delle regole. Innanzitutto il nome della squadra deve essere il nome di un paese, città, non può essere un nome di fantasia. Quindi io vengo a nome di Mede, squadra di Mede partecipa, il Desenzano viene e partecipa. Quindi questo anche per ricreare e ritrovare un'appartenenza. Il campionato quindi batterie, semifinali, finali, 6 componenti per squadra, rotoballa che viene spinta a staffetta su un campo di 50 metri, 3 all'andata, dal palo ci sono quegli altri 3, in 6 girano la rotoballa attorno al palo, gli altri 3 tornano indietro, fine, a tempo, il primo che arriva, batterie, semifinali, finali. I regali, i premi. Allora, innanzitutto diamo dei premi a tutte le squadre che partecipano, salame e lambrusco non mancano mai, per tutti. I primi 3 classificati hanno il premio uguale, una porchetta di 25-30 kg, quindi è un premio che devi condividere con altri, ti obbliga comunque a invitare altri per condividere il premio. No, ecco, questo è il campionato. Poi abbiamo anche la finalina B delle perdenti, vabbè, sempre con la porchetta, ma non è quello. Alla sera invece della domenica, a conclusione dei 3 giorni di sagra, si tiene il palio. Il palio sono 2 squadre del paese, il Fossa e il Caprara, che spingono le rotoballe, sempre quelle, su un campo di gara triangolare ai piedi dell'argine mestro. È lì che il pubblico lancia la farina alla sera, di notte. Quindi loro spingono in senso opposto, una in senso orario, l'altra in senso antiorario, la rotoballa. Queste rotoballe si scontreranno sicuramente in uno dei 3 spigoli, perché comunque viene fatto un giro all'andata, un giro al ritorno, sempre 3-3. Quindi si incontrano, poi tornano indietro, ma hanno sicuramente per due volte si scontreranno. E lì succede il finimondo, bellissimo. Quindi i bambini al centro del campo di gara, il pubblico fuori, alla fine tutti che si lanciano la farina e quindi bravissimo, quindi ci diventa, al momento è quello, poi ecco, non so se sono stato chiaro. L'ultima è stata veramente, non è mai successo, sono arrivate perfettamente uguali, abbiamo il video.
Non è mai successo, quindi ha vinto il Fosse Caprara. Questo ci ha fatto donare, ha vinto il paese, ha vinto la comunità. Non era mai successo. Allora, no, loro hanno praticamente tutti i video, cioè hanno una quantità di video straordinaria, tutte le feste, i campionati sono tutti documentati. Veramente è una comunità dove c'è tanta memoria e tanta creatività, perché alla fine, come ci diceva Enrico giustamente, c'è tanta memoria, il Po e tutte queste tradizioni molto profonde che sono state rivitalizzate dal... E questa tanta memoria porta tanta creatività, quindi a volte ci si perde nel racconto perché un lato e l'altro, magari il lato creatività tende a prevalere, nel senso che è veramente una fucina di creatività continua questa festa. E poi c'è lo gnocco anche, di cui bisogna parlare, perché è vero che è una volta l'anno, ma in realtà voi molto spesso vivete insieme e fate i vostri gnocchi di farina che sono legati anche al gioco. Ecco, diciamo che la sagra ci ha riaperto gli occhi, il gioco ci ha riaperto gli occhi, ci ha permesso di recuperare una memoria storica che si stava perdendo. E allora in questa ricerca della tradizione, perché comunque ce l'abbiamo un po', noi le nostre origini non possiamo perderle, e questo legame con il territorio forte l'abbiamo ritrovato nel cibo, cioè per noi il gioco si ritrova anche nel cibo. Veramente un piatto tradizionale che è ormai perso, è quasi estinto direi, ma noi siamo riusciti a recuperarlo, sono questi gnocchi alla mugnaia, si chiamano proprio, guarda caso, gnocchi alla mulinera. Era il piatto tipico delle famiglie dei mugnai sul fiume Po. Era un piatto di genere maschile, lo cucinavano gli uomini, i mugnai, perché avevano le dita delle mani grosse, e è molto semplice, come fa a stare assieme la farina. Se farina di grano duro, facciamo la pasta. Se farina di grano tenero, come facciamo per tenerla assieme? Pensate ai tagliarin piemontesi, l'uovo. Ma se erano talmente poveri che non c'era neanche l'uovo, come faceva a stare assieme la farina di grano tenero? Impastata con l'acqua bollente, perché l'acqua bollente attiva per il processo della gelificazione dell'amido, attiva il reticolo glutinico e sta assieme in modo debole. Quindi sono gnocchi, è una pasta stirata, quindi viene tirata con quattro dita dalle mani sapienti delle uniche detentrici della ricetta, che sono tre sorelle, nipoti di un mugnaio che veramente aveva il mulino sul fiume. Abbiamo riscoperto questa ricetta, l'abbiamo riproposta a Slow Food, quindi in un percorso di ricerca sul cibo. Ad oggi abbiamo trovato altri due posti dove sul fiume Po si cucina ancora ci sono queste. Una è, lo posso dire, è l'osteria di Bocca di Ganda in provincia di Mantova. Guardate a caso, sono due nipoti di un mugnaio, queste due signore. E poi un'altra in provincia di Cremona, ma non siamo ancora andati a trovare queste persone, per sentito dire ci hanno detto. Ed era un piatto che si cucinava in tutte le famiglie. Sì, il sugo, ecco, infatti tanti pensano che i gnocchi tipici fossero gnocchi di patate. No, perché le patate sono arrivate dopo con la scoperta dell'America. E la patata, nei gnocchi alla mulinera, la patata era un condimento talmente ricco che veniva messa nel condimento. Infatti i gnocchi alla mulinera sono conditi con un sugo di patate, di pomodori e di fagioli. E un po' di rosmarino e una bella manciata di parmigiano. Ecco, questo il segreto non si può dire. Comunque è un piatto, un condimento tendenzialmente morbido. Non dico liquido, ma molto morbido, ed è da provare. E è un gusto molto particolare che difficilmente avete ritrovato in altri piatti. Sono meravigliosi. E qui vedete un caso veramente forte di questo legame fortissimo che abbiamo trovato durante la ricerca fra il gioco e il cibo. Ecco, diciamo che il caso di Sbulla la Roda è particolarmente illuminante proprio per i collegamenti che ci permette di fare. E potremmo dire che Federico, con questa sua visione della tradizione, è un po' il nume tutelare, lo potremmo eleggere il nume tutelare del progetto.
associazione non è solo composta da uomini, abbiamo due rappresentanti. Io vorrei che si alzassero in piedi l'Orestina e l'Antonella, in piedi per piacere. Sono le mie due cape. Ecco, adesso faccio anch'io un applauso perché avevo il microfono e non potevo farlo. Evviva. Allora, dunque, dobbiamo adesso... ecco, una parola a Cesare. Ormai ha già detto tutto Damiano. A me la cosa che è piaciuta negli anni è, a partire poi da quella che è stata la richiesta, più che richiesta, hanno chiesto direttamente al Toccati se potevamo partecipare al Toccati. Questo per me è stato un trampolino di lancio per noi, bello perché poi... Certo, certo. No, è bello perché abbiamo conosciuto tante persone spontanee, disponibili, abbiamo conosciuto appunto Pienza, però da lì escono altre cose che poi inserisci nel contesto della nostra sagra, ad esempio altri giochi. Giochi proprio di una volta dove abbiamo conosciuto appunto un ragazzo che viene e ha questi giochi di legno, di corde particolari che non ne trovi in tante sagre. Poi abbiamo dei giochi anche che magari non conoscete, ad esempio abbiamo il gioco del tiro delle piastre, il gioco della bottiglia, che adesso non so sinceramente se degli anelli, che è un gioco... È un po' particolare il gioco delle bottiglie, dove abbiamo 8 bottiglie, 10 bottiglie che vengono posate su un pianale e abbiamo delle canne di bambù collegate, vi è collegato un filo e poi un anello, dove questo viene ad essere inserito nel collo della bottiglia. Anche questo è un gioco che è simpatico e tanta gente vuole giocare, anche i bambini. Lì vediamo proprio il bambino che si avvicina ai giochi. Ma è bellissimo. E questo, abbiamo avuto anche il gioco del coniglio all'inizio del 2005, poi alla fine abbiamo avuto gli animalisti che hanno avuto un po' da dire, e quindi il coniglio se n'è andato, abbiamo inserito un coniglio a molla perché purtroppo non si poteva utilizzarlo. E poi diceva come, ecco, il paglio del salame. Il paglio del salame che è inserito, abbiamo sul sagrato, abbiamo un certo spazio, quindi vengono posati 300 posti a sedere per mangiare, quindi sotto questa torre la gente mangia, e abbiamo inserito un palo proprio sopra la torre, viene calato un salame a corda, viene quindi praticamente colui che mangia deve sapere, cioè viene chiesto a lui stimare un'altezza dove ha posizionato il salame, da lì lo vince, e intanto la gente mangia, vince il salame, insomma, l'utile di vedere, e poi alla fine poi rimane. Altre cose, i giochi sono questi, vi sono tanti giochi più o meno similari, ma il discorso secondo me è che abbiamo tanti giochi dove avvicino i bambini. È veramente così, proprio il bello è quello, bambini, giovani, adulti, anziani. Niente, grazie di tutto.